uova di carta decorate ma non pitturate. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. È il calar della sera e mi appropinco a girare un video dedicato alla Pasqua. Un video che ci servirà quest'anno per non sprecare veramente nulla e per fare delle uova decorate low cost ma bellissime. Bellissime, lo sapete perché? Perché le potranno fare tutti, grandi, piccoli, e saranno del tutto edibili. Infatti non ci sarà messo nulla di nocivo sopra e quindi le uova sode si potranno mangiare tranquillamente per il pranzo di Pasquetta o di Pasqua. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, ti ricordo di iscriverti su tutti i miei social, quindi i miei 3 canali YouTube. Arte per Te, questo, clicca su iscriviti e pigia sulla campanella. Ombretta, il mio canale di lifestyle, e 2 cuori una cappa, il canale di cucina. Ti aspetto su tutti e 3. E poi ti aspetto sugli altri social, TikTok, Instagram e Facebook, dove ogni giorno ti aspettano 3 video nuovi per rimanere sempre in contatto con discussioni riguardanti sempre il mondo dell'arte. Vi aspetto numerosi, eh? Non mancate all'appuntamento con la vostra ombrettina. E adesso spostiamoci di là e andiamo a decorare le uova di gallina, che fa rima con ombrettina. Brutta cosa questa. Andiamo! Ed eccoci pronti per un tutorial bellissimo su come decorare le uova e lasciarle edibili, cioè che poi si possano mangiare, quindi niente sprechi. Ci occorrerà un uovetto crudo, poi dei tovagliolini di carta. Io ho questi dell'IKEA, quindi dei semplicissimi e normalissimi tovaglioli di carta multistrato, multivelo, e delle uova sode, tutte quelle che vorrete voi. E poi ci occorrerà un pennello pulito a setole morbide e 2 contenitori, uno per mettere l'albume e uno per mettere il tuorlo. Iniziamo subito e iniziamo proprio dividendo il tuorlo dall'albume. Allora, l'albume da una parte, voilà, e il tuorlo dall'altro, senza sprechi. Questo usatelo in cucina, invece il resto lo useremo per il nostro lavoro. Prendiamo adesso i nostri tovagliolini di carta, apriamoli ben bene e togliamo il primo velo, quello stampato. Prendiamo un angolino e con un po' di pazienza stacchiamo i diversi strati di carta. Basterà sfregarli con l'unghia, un po' come facevamo con le figurine dei bambini. Tirare via i vari strati. Bene, adesso prendiamo la parte che ci interessa. A me piace molto questa parte qui, per esempio. E allora semplicemente con le forbicine ritaglio. Prendo un ovetto, con il pennello intingo nell'albume, voilà, e bagno il guscio del mio ovetto di albume, così. Quindi poggio il tovagliolino e con il pennello sporco sempre di albume faccio aderire ben bene il foglietto. Voilà. Prendo un altro fiorellino e lo poggio qui, così. Quindi anche qui bagno prima con l'albume adagio il mio bel fiore e lo poggio. Bagnate tutta ben bene la carta, non lasciate carta non bagnata. Prendiamo qualche foglia adesso.
Adesso mettiamolo ad asciugare finché non sarà totalmente asciutto su un piano impermeabile, tipo un piatto di porcellana, e non tocchiamolo più. Altro giro, altro tovagliolino. Questo a righe è molto più semplice. Anche qui togliamo piano piano il primo velo, estraggo una striscia cercando di evitare il nero perché non è proprio tra i colori più pasquali, faccio dei tagli . Prendo il mio bell'ovetto, albume, albume, albume. E cominciamo ad attaccare. E anche questo vetto è bello e decorato. Ta-da! Lasciamolo asciugare. Adesso uno dei più bei tovagliolini di Natale che l'IKEA abbia mai fatto, ma che mi sono avanzati, che oso usare per Pasqua. Anche qui una bella striscia di tovagliolino. Taglietti nella parte superiore, taglietti nella parte inferiore, prendo il mio ovetto, pennello . Guardate che carino. No, vabbè, guardate che è venuto bello questo. Lasciamolo asciugare e ci vediamo a uova asciutte. Ed una volta asciutte, eccole qui le nostre uova. Ve le ho messe su fondo bianco per farvi vedere che sono belle. Allora, guardiamole insieme. Questa a righe, e guardate, viene anche col bordino rifinito sopra. Troppo, troppo carina. Certo, non sono perfette, ma messe tutte in una ciotolina sono un amore e sono totalmente edibili, zero colore, zero niente, zero anche soldi per farle. Si mangiano e non sprecate nulla, perché i tovaglioli li usate come tovaglioli bianchi in un giorno normale. Guardate questo col fiore, che meraviglia, con tutte le foglie dietro, gli altri fiorellini. Insomma, non sembrano dipinti, guardate quest'altro, non avrei creduto, guardate che bello, guardate che meraviglia, e dietro con la foglia, stupendo, stupendo, e anche questo che ha un carattere più natalizio, guardate che carino, questo viene il più naturale di tutti perché avendo il fondo bianco vedete traspare il guscio dell'uovo. Magari comprate le uova di gallina bianca che sono facilmente reperibili in frigorifero, avevo queste, verranno ancora più belle perché avranno una base bianca e non una base aranciata. Bene, preparate quindi tantissime delle vostre uova con il collante più naturale che esista. Le mie preferite? Queste con i fiori. Già che ho tanti tovaglioli, ora le faccio con tutti i fioroni che trovo sui tovaglioli. Bellissime, ma anche a righe, dipende poi dalla tavola che vorrete imbandire. Romantica, più campagnola, country, sono le altre. Io sono più in animo romantico. Voi quali sono le vostre preferite? E noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao e buona Pasqua a tutti!
ditemi se queste uova non sono stupende. Io sto in fissa con queste due, con i fiori, perché so quanto ci vorrebbe per pitturarle. Io in 3 secondi le ho fatte totalmente, totalmente appiccicate, totalmente, totalmente edibili. Devo provarle con le uova bianche. Sono certa che verranno spettacolari. Provatele voi per me e postatele sulla pagina Facebook oppure taggatemi su Instagram o su TikTok. Aspetto tutte le vostre uova decorate in questo modo facile e poco dispendioso. Ditemi se non vi sto organizzando una Pasqua carina carina con zero spese e zero impatto ambientale, ragazzi. Tutti questi lavori di quest'anno hanno veramente un impatto bassissimo sull'ambiente, qualora ci teneste. Io ci tengo e quindi bene così. Una valanga di uova per tutti voi. Noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!